Arduino nasce a Bombia nel 955. Nel 989 eredita dallo zio Corrado Conone la prestigiosa marca di Ivrea. La sua ambizione era quella di espandere il proprio dominio, venendo quindi a scontrarsi con i vescovi Conti, che godevano di grandi privilegi da parte degli imperatori tedeschi, che a quell'epoca governavano buona parte dell'Europa. Questi scontri portano Arduino a mettere a ferro e fuoco nel 997 la città di Vercelli, perché in lite con il vescovo Pietro, che rimarrà ucciso negli scontri. L'Italia del secolo di Arduino era stata coinvolta nelle lotte fratricide tra gli ultimi eredi della stirpe carolingia, su cui si erano associati i vari protagonisti italiani, con l'ambizione anch'essi di conquistare la corona. L'imperatore tedesco Ottone III, negli anni a cavallo tra il 998 e il 1002, fu impegnato in prima persona in diverse campagne militari tra la Lombardia ed il Lazio, dove morì di vaiolo il 23 gennaio del 1002. L'Italia fu tutta in subbuglio, soprattutto la Lombardia scoppiarono gravi tumulti. Arduino, approfittando della temporanea confusione, entrò in Pavia con un nutrito gruppo di vassalli e il 14 febbraio dell'anno 1002 viene solennemente incoronato re d'Italia nella Basilica di San Michele. Il suo sogno di indipendenza era diventato realtà. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Noi, Arcivescovo di Pavia, a nome del tribuno romano Crescenzo, delle nobili famiglie degli Obertesi e degli Aranci, dei Conti di Vicenza, di Berengario, Duca e Marchese del Friuli, dei Manfredi, Conti di Torino, delle signorie di Caresana e dei secondi miti delle terre canavesane, Silvestri, Droenzi, Cortina, Manera, De Scalzi e De Caravise, ho il privilegio di porre a voi Arduino, conte di Pompia, marchese di Ivrea,
figlio di Nerone e di Richiarita Graviore. La corona ferrea, come già i padri dei nostri padri nel secolo romano impero, forgiata con il ferro e uno dei chiodi che servirono per la crocifissione di nostro Signore Gesù Cristo. Santissimo, simbolo di virtù, simbolo di unione. Noi, arcivescovo di Pavia, ho il privilegio di porre a voi Berta di Borgogna, moglie della regge nostro Arduino, regina Francorum, figlia di Corrado III di Borgogna e di Matilde di Francia, l'onore di questa corona, che possiate governare accanto al vostro sovrano consorte con giustizia e con lealtà. Ufficialmente il torneo di maggio. Grazie. Buon 32esimo.